Prendiamo delle tomboline a quattro immagini. Sono più facili quelle fotografiche, dove ci sono animali da abbinare. Si possono fare i versi, si possono denominare maiale, oppure scegliere fra due. Metti il gatto e il bimbo può mettere il gatto. E si può aumentare la difficoltà mettendo sei immagini. Possono anche essere sei immagini molto divertenti e conosciute dal bambino, dove il bambino sempre fa l'associazione. Mettiamo Topolino. Il bambino può mettere la carta sopra o, ancora meglio, indicare ad esempio dov'è Topolino e poi dopo mettere la carta. Oppure si può passare, oltre che ad oggetti, ad azioni. Sono più facili le azioni fotografiche, ancora meglio se solo con quattro, e si possono denominare. Il bimbo ride. Come fa il bimbo che ride? Oppure il bimbo dorme, e si può mettere il bimbo che dorme. Oppure ancora si può passare ad azioni più simboliche, del tipo che troviamo anche in internet sotto il nome clip art, oppure altri tipi di immagini. La bimba telefona. Queste sono maggiormente intuibili rispetto a queste ultime, che sono con i personaggi, che si possono sempre trovare su internet. Sono personaggi che compiono le azioni, quindi sono un po' più difficili. L'aereo, Pimpa va in aereo, vola, come si fa a volare? Quindi sempre unire la parola, l'azione e anche il suono onomatopeico. Il tamburo, pum 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 pum, prova a farlo anche te il tamburo, vai, imita, pum 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 pum. Tutte queste azioni qua che possono aiutare il bambino nella comprensione, nella produzione e nell'imitazione.